Pasqualino Monti, presidente di Assoporti. Presidente, da tempo lei conferma quali devono essere i ruoli e le funzioni soprattutto di Assoporti. È cambiato qualcosa in questi ultimi periodi? No, assolutamente. Anzi, l'assemblea di oggi ha assolto il compito che si era prefissato, ossia quello di dare un segnale assolutamente pragmatico di quelle che sono le necessità. Consentitemelo un po' le urla, anche le grida di dolore che chi oggi vive i porti lancia al governo per fare in fretta, perché la variabile tempo ormai non esiste più. Noi dobbiamo correre per cambiare, dobbiamo correre per essere efficienti e rispondere alle esigenze del mercato. Abbiamo straordinarie opportunità che il mercato ci concede, dobbiamo essere in grado di raccoglierle, ma se non cambia la mentalità, non cambia la governance e non ci mettono a disposizione gli strumenti per farlo, questa sfida rischieremo di perderla. Autostrade del mare e turismo possono dare una svolta? Sì, basta, penso anche oggi sia stato chiaro a tutti, come l'ha detto anche il Ministro, basta parlare solo ed esclusivamente dei container come se fosse l'unico traffico che tocca i nostri porti sono fatti di turismo, sono fatti di autostrade del mare, sono fatti di merci che si muovono lungo le autostrade del mare, sono fatti di crociere, sono fatti di cabotaggio nazionale, sono fatti di rinfuse solide e liquide. I contenitori hanno un aspetto importante, straordinariamente importante, che vede rispetto ad altri settori magari un coinvolgimento maggiore delle altre modalità di trasporto con le quali dobbiamo imparare a dialogare, e in questo mi sembra che il piano vada nella giusta direzione, ossia fare un coordinamento centrale che non miri solo ad infrastrutturare i porti ma che miri anche a infrastrutturare e a migliorare le modalità di trasporto alternative al mare. Presidente, lei nel suo intervento ha richiamato Genova e Ravenna. Sì, io ho richiamato gli amici di Genova e Ravenna, ho chiesto loro di rientrare in associazione perché oggi più che mai l'associazione non ha più motivo di essere divisa. Abbiamo insieme apprezzato, e ho letto anche le dichiarazioni ultime del Presidente Merlo, apprezzato il lavoro che ha fatto il Governo, insieme siamo su una linea che mi sembra essere condivisa da tutti, per cui mi sembra anomalo, a maggior ragione ora in cui c'è bisogno di coesione, di una risposta forte del cluster, unita di tutto il cluster, che Genova e Ravenna rimangano fuori dall'associazione. Il mio è un invito, posso limitarmi solo a questo, poi la scelta spetterà loro. Il piano dei porti e della logistica è il futuro dei porti italiani? A quello bisognerà immediatamente dopo dar vita al decreto attuativo. All'interno del decreto attuativo ci vorrà una riforma generalizzata dell'84-94, una riforma del codice della navigazione e mettere a disposizione dei presidenti dei porti e delle autorità di sistema di tutte quelle funzioni che sono necessarie per rendere efficace ed efficiente un porto rispetto a quelle che, ripeto, sono le esigenze del mercato. Gottardo e Monteceneri possono portare in crisi anche i porti italiani? Beh, ma è chiaro, ora dobbiamo fare una scelta, o siamo noi a servire il sud del nord Europa, oppure è quindi il centro del nostro vecchio continente, oppure sono i porti del Northern Range o i porti alternativi del Mediterraneo addirittura. Questa è una scelta che noi di cui dobbiamo essere consapevoli. Per farlo non significa solo infrastrutturare i porti, ma significa, ripeto, anche creare l'infrastruttura alle spalle dei porti e togliere tutti quei bottlenecks, quei colli di bottiglia che oggi soprattutto su ferro esistono e che non ci consentono di sviluppare al meglio questi traffici.